Una storia iniziata nel 2013, una corposa espansione che conta ad oggi 12 strutture operative e 200 persone occupate. Questa è la Casa della Salute, il poliambulatorio specialistico presentato ufficialmente alle istituzioni nella nuova sede di Chiavari in Corso Garibaldi. Un modello operativo che consentirà di offrire ai pazienti prestazioni di alta qualità, con apparecchiature di ultima generazione a prezzi accessibili. Un impiego di circa 70 persone tra medici, personale sanitario e incaricati all'accettazione. Mi piace ricordare che Casa Salute si integra con quello che è il sistema sanitario nazionale, quindi non vuole né sostituirlo assolutamente, ma deve essere un'integrazione che finora ha ben funzionato. Quindi abbiamo anche diversi medici che proprio lavorano negli ospedali pubblici e questo mi preme ricordarlo perché è un punto forte del modello di Casa Salute. Abbiamo voluto portare un modello di Casa Salute come nelle grandi città, quindi sarà completo, non mancherà nulla, dalla parte odontoiatrica e fisioterapia a tutte le grandi macchine, quindi la risonanza magnetica, TAC, ecografie, cioè quindi la diagnostica, un centro fisioterapia, gli esami di sangue e la parte poliambulatoriale. Quindi completo in questa fase, poi in una fase successiva ci sarà anche una parte chirurgica. Quindi credo che portare una sanità accessibile e di alta qualità sia un pochettino la nostra mission e quindi sono contento di poter dire che siamo partiti a Chiavari. Sono sicuro che la cittadinanza apprezzerà lo sforzo che abbiamo fatto, mi ha riqualificato uno spazio che da tanti anni, da 50 anni che non era utilizzato, quindi credo che siamo partiti, ci siamo col piede giusto, credo. Carlo Pesenti di Italmobiliare Investment Holding SPA, entrata di recente nel capitale di Casa della Salute, avviando una strategia a lungo periodo, sottolinea la rilevanza della scelta fatta su Chiavari. Chiavari è uno dei passi di sviluppo che abbiamo previsto per Casa della Salute, è il primo dopo il nostro investimento e forse per noi il più importante, no? Quindi c'è anche una certa emozione. L'interesse che c'è intorno a questa struttura dimostra che il territorio ha bisogno di questi servizi, quindi noi avremo una strategia di sviluppo che è anche molto responsabile, quindi andremo in quei luoghi dove c'è bisogno proprio di questi servizi sanitari. Scelte strategiche ed economiche che riconoscono a Chiavari e Altiguglio un ruolo che a volte risulta difficile da riprodurre in ambito regionale. Di fatto reputo Chiavari come se fosse una provincia, di conseguenza è strategico e ha un'area importante perché dobbiamo rivedere tutta la riviera, ma non dimentichiamo anche tutto quello che era entroterra. Io ritengo che sia un'ottima scelta da parte dell'amministratore delegato, il dottor Fertonani, ha scelto bene e la popolazione risponderà tantissimo. In questi drammatici mesi, ormai siamo quasi 2 anni, fa quasi effetto a dirlo, la sanità è tornata veramente in primo piano e con le cose buone e anche con le magagne. Quindi aumentare l'offerta di servizi sanitari e aumentarli con un elevato standard di qualità credo sia una cosa per tutti. Questo porta ovviamente anche dello sviluppo economico, perché sono posti di lavoro. Solo che la riqualificazione di questo immobile, vi faccio vedere le foto prima dell'intervento, è una cosa importante. Però la qualità e il livello dei servizi offerti credo che sia uno stimolo poi per tutto il sistema a migliorarsi, no? La competizione è fatta anche di queste cose, c'è sempre uno che arriva migliore e gli altri poi miglioreranno, quindi credo che faccia bene al territorio. Non stupisce il concetto che ha espresso l'amministratore delegato, la scelta di Chiavari rispetto a una Genova dove Casa di Salute è già presente, significa considerarlo un territorio privilegiato e importante. Molto spesso dalla regione non ci arriva questo segnale. Ma non lo so, ecco, personalmente Chiavari è nel mio cuore per tanti motivi, ma io credo che no, assolutamente ci sia una grande attenzione anche per tutto Altiguglio. Altiguglio è una perla, una grande fonte di ricchezza, non solo per gli investimenti, i depositi bancari e le attività imprenditoriali, quindi credo che dal punto di vista della regione sia a massima attenzione. Come per tutta la regione. La regione Liguria è molto lunga, è fatta di tante particolarità, molto diverse una dall'altra, però cerchiamo di aiutare tutti nello stesso modo. Parole di fiducia arrivano da Confindustria. Oggi il Tiguglio e la Liguria attirano anche modelli economici diversi dal passato, che portano con sé benefici in termini di qualità della vita, rilanciando servizi e occupazione. Il Tiguglio offre capacità imprenditoriali, offre idee.
siamo all'avanguardia nell'high-tech, siamo all'avanguardia in tantissime applicazioni economiche e industriali, per cui è un Tiguglio che deve diventare sempre di più appetibile. Ci sono tante iniziative che la porteranno anche al centro dell'attenzione non solo locale ma anche nazionale se non internazionale, mi riferisco al Tiguglio Capitale della Cultura, ma come altre iniziative. Bisogna puntare fortemente sul Tiguglio, su tutto l'entroterra del Tiguglio che offre spazi e offre opportunità alle aziende. Abbiamo l'occasione di investimenti infrastrutturali che con tutte le difficoltà vengono fatti, faticosamente vanno avanti, qualcheduno, tipo siamo qui il famoso tunnel della Fontana Buona, se viene fatto è chiaro che rende di nuovo di agevole accesso anche delle aree che certamente non verrebbero considerate. Siamo in un momento di ripresa, forse perché eravamo talmente in bassi che abbiamo avuto una molla anche ancora più forte negli altri paesi, quindi è un momento che se lo utilizziamo bene forse si può vedere con un certo ottimismo futuro.